Jam TV. Fra la via Emilia e il West è il titolo di un album memorabile del 1984 di Francesco Guccini. È il suo dodicesimo disco e il terzo dal vivo. Ma è anche il titolo del nuovo libro di Paolo Talanca, edito da Oepli, dedicato al maestrone Guccini. Il libro narra e ripercorre in maniera minuziosa la storia, la carriera e la vita di Francesco Guccini. Fra la via Emilia e il West è stato presentato all'Osteria delle Dame, luogo storico di Bologna nel quale Francesco Guccini si può dire abbia iniziato la sua carriera artistica, ma che nel corso degli anni ha visto avvicendarsi altri grandissimi personaggi della musica come Lucio Dalla. Addirittura è presente una vecchia botte di legno sulla quale si narra si sia giocata una partita a carte fra Francesco Guccini e Fabrizio De André. Alla presentazione del libro, all'Osteria delle Dame appunto, oltre all'autore Paolo Talanca, è intervenuta la grandissima ed eclettica artista Andrea Mirò, che si è cimentata nell'interpretazione di alcuni dei brani più belli e più intensi del maestro Francesco Guccini. Ma sentiamo dalle parole di Paolo Talanca e di Andrea Mirò cosa ha rappresentato, chi è stato e cosa rappresenta ancora oggi Francesco Guccini. Fra la via Emilia e il West. È corretto nel controllo con le scale. Quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele. Per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città. Già nostra ed ora straniera, incredibile fredda. Perché un libro su Guccini? Anzitutto perché è uno dei principali cantautori italiani, uno di quelli che ha fondato la canzone d'autore per come la conosciamo. Soprattutto poi è bene, secondo me, in questi casi, con i più grandi, ripercorrere i luoghi più importanti che hanno dato vita alle canzoni. I luoghi più importanti e le persone che hanno fatto la differenza nel loro percorso di vita. Non c'è cantautore per cui l'aderenza tra le canzoni e la vita sia così grande come con Guccini. Allora, faccio la musicista, faccio anche la cantautrice. Dire che quando hai questo tipo di interessi non ti possa piacere un autore del genere così grosso, così spesso, così tanto letterario per quanto mi riguarda, così tanto filmico, sarebbe impossibile, così importante proprio per la storia italiana della musica del cantautorato. Guccini è ancora di attualità perché Guccini cantava la vita, le sue esperienze personali. Come detto, c'è una grande aderenza tra le canzoni e l'uomo e lui non cantava l'ideologia, cantava ciò che succedeva e ciò che gli succedeva personalmente è la rispondenza, la reazione dell'animo umano di fronte alle cose della vita. E quindi le canzoni hanno attraversato, hanno percorso, sono andate a braccetto con la sua vita personale. Quindi questo libro va dentro la poetica dell'autore e quindi il modo in cui la vita diventa canzone. C'è di tutto in Guccini e infatti è trasversale. Non so a chi non piace, a chi non lo capisce forse, è per questo che probabilmente è giusto che ancora oggi, anzi vieppiù oggi, vengano prodotte opere come questa, come questo libro. Tra l'altro Paolo Talanca è la persona più giusta per raccontare un maestro così grande, un cantastorie vero e proprio, a tutti gli effetti è un grande amante della parola. La mia conversazione con Francesco Guccini non era la prima, ma come sempre è sempre molto suggestivo intervistare una persona come lui. Lui adesso è nel suo buon ritiro su a Pavana, però è ancora molto combattivo con le parole. Lui quando parla ti mette davanti la scenografia delle cose che dice e quindi è un grande raccontatore, lo fa ancora con le interviste, lo fa ancora con i libri, lo ha fatto con le canzoni fino a ieri l'altro, l'ultima Tour e l'ultima canzone della sua discografia, adesso con questa nuova avventura di Natale a Pavana ripercorre appunto tutta la sua vita, Pavana, Modena, Bologna, Pavana, c'è una coerenza di fondo nelle canzoni di Guccini che fa ancora la differenza e fa scuola. Bisognerebbe proprio leggere tutto quello che ha scritto Guccini per rendersi conto, non solo nelle canzoni ma anche in quello che ha scritto dal punto di vista letterario, per rendersi conto di quanto lui ha amato ricercare nella parola italiana. E
raccontando la storia di parti dell'Italia in vari periodi. C'è un po' di noi dentro le canzoni di Guccini. Ti ritrovi, è inevitabile. Quindi mi sembra la cosa giusta da fare, direi. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Guardate, probabilmente la cosa che mi dà più soddisfazione di questo libro è aver fatto capire quanto questo posto, l'Osteria delle Dame, sia centrale all'interno della poetica di Francesco Guccini. È qui che lui ha affinato i suoi elementi che poi ha messo in canzone, il fatto di cantare a un metro dal pubblico, il fatto della istrionicità che poi ha reso ai suoi pezzi. L'essere stato direttore artistico dell'Osteria delle Dame, aver fatto convogliare questa mia vita vissuta all'interno del libro, nelle canzoni, tramite le canzoni di Francesco Guccini, è una cosa che mi dà molto orgoglio e spero che nel libro si evinca e venga fuori. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano, ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite.